Basato sul libro Hidden Figures della giornalista Margot Lee Shetterly, l'omonimo film del 2016 ha portato all'attenzione del grande pubblico un trittico di donne forti e determinate che hanno sfidato ben due distinti generi di discriminazioni in una sola vita: quella di genere, in quanto donne, e quella razziale, in quanto afroamericane. Di quelle tre protagoniste, nell'episodio precedente ci siamo occupati di Katherine Johnson, mentre oggi andremo a parlare di Mary Jackson e Dorothy Vaughan. Benvenuti a Ritratti, video di scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti e, come in questo caso, delle sue protagoniste. Nata il 9 aprile del 1921, Mary Jackson ottenne un baccalaureato, all'incirca l'equivalente di una laurea di primo livello in matematica e fisica, presso la Hampton University nel 1942. Due anni dopo si sposa con Levi Jackson, marinaio della US Navy, da cui prende anche il cognome con cui è oggi nota. Dopo aver fatto molti lavori anche nell'ambito scolastico, in questo caso per studenti afroamericani, dopo aver partorito il suo primogenito, venne selezionata dalla National Advisory Committee for Aeronautics, la NACA, nel 1951 come calcolatrice presso il Langley Research Center, dove lavorò sotto la supervisione di Dorothy Vaughan, altra protagonista del film e del libro, e di cui parleremo a breve. A dare una svolta alla sua carriera fu l'incontro con l'ingegnere Kazimier Ksaranetsky, mi scuso per la pronuncia, con il quale lavorò nel 1953 presso il Supersonic Pressure Tunnel. Ksaranetsky incoraggiò Mary a frequentare i corsi necessari per diventare ingegnere, con tutti i benefici che ciò avrebbe comportato. Per raggiungere tale obiettivo doveva frequentare una serie di corsi di matematica e fisica che l'Università della Virginia offriva con un programma notturno per i lavoratori. Il primo ostacolo da vincere fu quindi ottenere il permesso di seguirle. Allo scopo, la Jackson scrisse una petizione alla città di Hampton, che per fortuna concesse il permesso alla giovane. Dopo il completamento dei corsi, venne promossa ingegnere nel 1958, diventando la prima donna ingegnere della NASA, che era subentrata proprio quell'anno alla NACA, di fatto la stessa agenzia con nome e obiettivi cambiati. Il suo compito era quello di analizzare i dati dalla galleria del vento e i dati provenienti dai voli degli aerei della Theoretical Aerodynamics Branch of the Subsonic Transonic Aerodynamics Divisions di Langley. L'obiettivo era comprendere i flussi dell'aria, comprese le forze di spinta ed attrito, in modo da migliorare la costruzione degli aeroplani. In questo campo ha firmato una serie di articoli insieme proprio con Ksaranetsky, sia come secondo sia come primo autore, legati al volo supersonico e al miglioramento della penetrazione nell'aria degli aerei. Oltre all'attività di ricerca, Mary si impegnò attivamente anche per aiutare le donne e le minoranze per ottenere gli avanzamenti di carriera, fornendo anche consigli per migliorare lo studio e per l'ottenimento di posizioni migliori. Ottenuto il ruolo di Senior Engineering nel 1979, Mary ha deciso di impegnarsi sempre di più nel campo delle pari opportunità. Dopo il necessario addestramento presso il quartier generale della NASA, è tornata a Langley, dove ha lavorato per apportare modifiche e miglioramenti nell'attività di donne e minoranze, che sono stati successivamente applicati con successo. Si è impegnata anche per influenzare la carriera delle donne nella scienza in generale e in particolare per le posizioni di ingegnere e matematico all'interno della NASA. Si è ritirata nel 1985 per poi spegnersi l'11 febbraio del 2005. Dorothy Johnson Vaughan, invece, nata il 20 settembre del 1910 a Kansas City nel Missouri, si trasferì insieme con la famiglia a Morgantown nel West Virginia, dove frequentò la Beecher High School, da cui uscì nel 1925.
Come Katherine Johnson, anche Dorothy ottenne la laurea in giovane età, a 19 anni, in matematica, presso la Wilberforce University, storica università per afroamericani dell'Ohio. Subito dopo la laurea, e nonostante i pareri dei suoi insegnanti che le invitavano a proseguire gli studi avanzati presso la Howard University a Washington, decise di insegnare matematica, ottenendo la cattedra presso la Robert Russa Morton High School. Nonostante il posto stabile, Dorothy subì gli effetti delle leggi di segregazione razziale dell'epoca. 3 anni più tardi, nel 1932, si sposa con Howard Vaughan, da cui ha 6 figli, Anne, Maida, Leonard, Kenneth, Michael e Donald. Poi, nel 1943, iniziò a lavorare presso il Langley Memorial Aeronautical Laboratory per poter fornire il suo contributo durante la Seconda Guerra Mondiale. Dorothy infatti riteneva questo lavoro come temporaneo, non sapendo ancora che l'avrebbe occupato i 28 anni successivi. Qui si specializzò nel calcolo delle traiettorie di volo, in particolare per i razzi Scout, e nel campo della programmazione, lavorando sul Fortran. Venne assegnata la divisione delle donne calcolatrici afroamericane, separata dalla divisione equivalente di donne bianche. Il gruppo, denominato West Area Computing, si distinse ben presto come uno dei migliori di tutta Langley. In particolare, Dorothy venne messa a capo del gruppo nel 1949. Anche grazie al fatto che, sulla spinta del presidente Franklin Roosevelt, si stava eliminando la segregazione razziale partendo dai luoghi di lavoro statali, Dorothy iniziò a collaborare anche con le calcolatrici bianche, donne come Vera Huckel e Sarah Bullock, non l'attrice, in particolare al lavoro sulla programmazione. Le tre infatti scrissero uno dei primi manuali per i calcoli algebrici con le macchine calcolatrici. La situazione a livello di segregazione divenne più semplice con il passaggio dalla NACA alla NASA, che abbiamo visto prima, passando insieme ai migliori della sua divisione alla Analysis and Computation Division, un gruppo misto di calcolatori di ogni genere e razza. E qui che Dorothy Vaughan divenne un'esperta di Fortran, sviluppando i programmi che avrebbero permesso di calcolare le traiettorie dei razzi lanciati verso lo spazio. Dorothy restò alla NASA fino al 1971, per poi spegnersi il 10 novembre del 2008, dopo una vita spesa per la matematica e l'informatica, ma anche per l'uguaglianza e il rispetto tra etnie e generi, ottenendo alla fine proprio il rispetto dovuto ai migliori. Nella speranza che questa doppia biografia sia stata di vostro gradimento, non mi resta che dirvi che siamo giunti alla fine del nuovo episodio di Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti, e quest'oggi in particolare delle sue protagoniste. Dandovi quindi appuntamento al prossimo episodio, non mi resta che darvi i miei più calorosi saluti a tutti.